come anche l'anno scorso e tutti gli anni, cerco di tornare da Termoli, vengo a Tufara per vederci con tutti i miei compaesani, amici e fare una grande serata meravigliosa. Quest'anno siamo venuti io e anche mio fratello, siamo assieme e speriamo che tutti gli anni si ripete, perché bisogna mantenere la tradizione e dobbiamo essere più forti, forti, forti. Bicchiere me lo bevo io, per esempio, no? Però la salute anche tua e di tutti quanti. Auguri. Buon carnevale che sarà da domani. Questa mi ricorda tutto in ordine, hanno partecipato tante gente da questi paesi attorno, sì, i volenterosi, diciamo, come si fa, no? E si apre il carnevale a mezzogiorno, il parroco viene qua, ci dà il fuoco, benedice il fuoco, poi la gente di uno veglia un po' di carbone per devozione e poi dopodiché dopo faccio un po' di predica vicino al fuoco, il parroco viene fuori una maschera grezza, diciamo, l'apertura del carnevale, per tutti i prezzi della salsiccia, della vendresca, eccetera, 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 cose che si mangiano, no? E così via via, poi fai giro per il paese questa maschera. Che è un servitore del popolo e come tale deve servire il popolo. Questa è una tradizione antichissima. Prima si lasciava un maiale bighellonare per il paese, lo si dava da mangiare e poi si ammazzava e si dava al popolo. Noi abbiamo ripreso questa tradizione, cresciamo un maiale chiaramente non in mezzo al paese, nelle apposite case dove crescono i maiali. Poi lo ammazziamo, lo trasformiamo in salsiccia e lo devolviamo al popolo per passare una serata lieta nella notte di Sant'Antonio. Questa è la tradizione. E domani ci sarà la benedizione, si benediranno gli animali che saranno presenti ai fuochi. E si farà la processione per tutto il paese perché i fuochi non sono sparsi un po' dappertutto. Questa sarebbe l'apertura delle porte al carnevale. A Tufara sono sempre quelli i programmi, c'è la maschera tradizionale zoomorfa del diavolo e poi ci saranno altre maschere che allieteranno la giornata. Sempre, come tutti gli anni, facciamo mangiare le persone che arrivano sia da Tufara che da fuori. Questa è una nostra tradizione antichissima, come diceva pure il sindaco. Purtroppo ci costa lavoro e lo state vedendo, qui si suda, nonostante il freddo si suda. Abbiamo ammazzato un maiale di 2 quintali e qualcosa e circa 80 kg di salsiccia, tutta fatta alla brace, aggiustata dalle nostre donne chiaramente, dalle mogli, che sanno fare questo mestiere da tanto tempo. Allora, questa è una vecchia tradizione antichissima che stasera noi apriamo il carnevale. Anzi, vi dico di più che domani sera si continua con la pizza di granone, con i cicoli e più la salsiccia che avanza stasera. Proprio perché da domani ufficialmente è aperto il carnevale. Quindi noi stiamo qui, se vi fa piacere, tutti i molisani possono venire perché è tutto gratis, non si paga. Allora, in questi paesi rimaniamo sempre in pochi, però ci teniamo molto a portare avanti queste tradizioni perché è bello ritrovarsi soprattutto in queste occasioni insieme, magari a ricordare i tempi che sono passati e a condividere dei bellissimi momenti. Allora, la storia di questa tradizione è molto antica, è una tradizione che comincia tantissimi anni fa e che simboleggia proprio l'inizio del periodo di carnevale. Oggi si apre il carnevale, che a Tufara significa tante cose, soprattutto è un periodo che apre le porte a quello che poi sarà l'evento conclusivo con il diavolo di Tufara. Allora, anticamente Tufara era un paese come tutti i paesi molisani, un paese a vocazione agricola.
con il passare degli anni chiaramente i paesi tendono a spopolarsi e i vecchi mestieri legati all'agricoltura stanno scomparendo. Tuttavia domani comunque ci sarà una benedizione di tutti quegli animali che comunque ancora ci sono nelle campagne e tutti gli agricoltori continuano a portarli in occasione di domani, dove vengono benedetti in piazza con una tradizione che mischia il sacro al profano e che comunque è molto sentita ancora da questa popolazione. Allora, la leggenda narra che nel giorno di Sant'Antonio veniva ammazzato un maialino che nei giorni precedenti girava per il paese e tantissimi anni fa veniva accolto da tutte le famiglie che lo davano da mangiare e lo crescevano. Poi in questa giornata veniva ucciso e dal maiale venivano ricavate le salsicce che venivano offerte a tutte le famiglie più bisognose. Diciamo che i giovani, a parte che stiamo a vedere che molti giovani sono venuti anche ad onorare qua nel centro anziani, quest'anno sembra ancora non tanto perché un po' di maltempo che ha fatto, di freddo, non ha dato la possibilità, però l'anno scorso c'è stato tantissimi giovani che sono venuti da noi qua e a noi ci fa piacere questo. E vede che si organizzano pure loro, ecco. Sicuramente, come l'anno scorso, il centro anziano ha fatto il fuoco più bello di Tufara, perché ce l'abbiamo messo tutto, perché diciamo, usiamo un po' le vecchie tradizioni, qua l'abbiamo fatto alla vecchia maniera. Anche per la fine dell'ultimo giorno del carnevale, grosso modo sono tutti giovani, perché oramai l'anziano non si muove più. L'anziano è rimasto, ecco, centro anziano, però se dai un'occhiata un po' intorno non è che stiamo proprio tanto.